Spesso si sente dire che l'allenamento in palestra blocca la crescita, ma è effettivamente vero? Oggi andremo a vedere alcune ricerche per esaminare da un punto di vista scientifico la domanda. Innanzitutto partiamo dicendo da che cosa è dovuta la crescita. L'aumento in altezza è dato naturalmente dall'allungamento delle ossa. Nelle ossa dei bambini si trovano due zone, circa le estremità, che si chiamano cartilagini di coniugazione o placche epifisarie. In questa regione vi è un costante rimodellamento osseo in cui viene prodotta nuova cartilagine che piano piano viene trasformata in osso. Allo stesso tempo l'osso in eccesso viene rimodellato per preservare la forma dell'osso, come potete vedere nell'animazione. Il processo di crescita termina nel momento in cui tutta la cartilagine viene trasformata in osso e le placche si chiudono. Ok, adesso che sappiamo per grandi linee come avviene la crescita, andiamo a vedere quali sono i motivi alla base di questa teoria. Nel 1964 uno studio condotto da Takahashi ha evidenziato che i bambini che erano sottoposti a un intenso sforzo fisico, quindi che essenzialmente erano costretti a lavorare forzatamente nei campi, tendessero ad avere una statura minore rispetto alla media nazionale. I ricercatori hanno quindi attribuito la causa della loro bassa statura allo sforzo fisico a cui il loro corpo era sottoposto. Nel corso degli anni si è quindi andata a formulare la teoria secondo la quale un eccessivo sforzo fisico può danneggiare le placche epifisarie e di conseguenza bloccare la crescita. Questo studio però presenta alcune pecche. Non viene preso in considerazione il fatto che questi bambini, oltre a essere sottoposti a un intenso sforzo fisico, erano anche malnutriti. E come ben sappiamo, una nutrizione non adeguata in fase di crescita è un fattore che influisce molto sulla statura finale di una persona. Per non parlare del fatto, a prescindere da questo, che secondo me non si può paragonare un lavoro forzato nei campi per tante ore al giorno a un allenamento ben strutturato che si fa in palestra. Infatti oggi sappiamo che i danni alle placche epifisarie sono dati principalmente dalle fratture o comunque da intensi traumi e non basta il semplice sforzo fisico. Anzi, degli studi più recenti affermano il contrario. Tra le ricerche recenti più importanti vi è il Position Statement on Youth Resistance Training del 2014. Essenzialmente questa è una review che cita più di 100 articoli scientifici che va a esaminare quali sono gli effetti dell'allenamento coi pesi nei giovani. Infatti esso afferma che è stato dimostrato che partecipare a un programma di esercizio che include l'allenamento coi pesi può migliorare la densità ossea e migliorare la salute dello scheletro. Inoltre, timori che l'allenamento con i pesi danneggi le placche della crescita nei giovani non sono supportati da prove scientifiche o osservazioni cliniche che, al contrario, indicano che lo stress meccanico a cui le ossa sono sottoposte durante gli sport può essere di beneficio per la formazione e crescita ossea. Andando avanti, gli studi suggeriscono che i periodi di infanzia e adolescenza sono periodi chiave per aumentare la densità minerale ossea e che la scarsa partecipazione ad attività sportive o motorie possa predisporre gli individui a problemi di salute ossea nel lungo termine. Inoltre, nessuna prova scientifica indica che l'allenamento riduca l'accrescimento. Esistono decine di altri articoli e ricerche a favore dell'allenamento coi pesi nei giovani. Li linkerò in descrizione, però non li starò a dire qua perché sarebbe ridondante. Alla luce di questi nuovi studi possiamo quindi dire con certezza che l'allenamento coi pesi non blocca la crescita nei bambini. Infatti spesso se chiedete approfondimenti alla gente che vi dice che l'allenamento blocca la crescita, vi ritroverete con spiegazioni non proprio approfondite. No, cioè quello capi praticamente il peso che ti schiaccia le vertebre e quello la gravità non ti fa crescere. Sì, no, mio amico fa palestra da quando era bambino e quello è rimasto piccolo. Quello è il testosterone che tu quando ti alleni produci un sacco di testosterone e quello il corpo pensa che tu sei già grande e smette di farti crescere. Quindi in conclusione, bambini e adolescenti possono fare palestra? La risposta è sì. Però, naturalmente, bisogna fare attenzione molto più rispetto che un adulto che il programma sia ben strutturato e che la progressione dei carichi avvenga in maniera adeguata. Quindi se siete dei ragazzini che stanno guardando questo video, non vi preoccupate, potete dire a mamma e papà di iscrivervi in palestra. E se siete dei genitori, iscrivetelo. Ok, con questo si conclude questo video, spero che vi sia stato d'aiuto e ci vediamo alla prossima.